Buongiorno e bentrovati. Con questo video vediamo oggi come poter connettere la piattaforma Bitrader alla piattaforma Quick Trade di Wubank per far sì di ricevere i dati in tempo reale. Il tutto tramite il protocollo PEI, Personal External Interface, che mette a disposizione Wubank. Come prima cosa dobbiamo aprire la piattaforma IW Quick Trade. Allora, o lo facciamo dall'apposita icona che troviamo sul desktop, oppure dobbiamo andare sul sito di www.ivbank.it. Dalla finestra che si apre, dalla pagina che si apre, clicchiamo su Accesso clienti. E come vedete qui in basso a sinistra abbiamo accesso alle piattaforme e dovete semplicemente cliccare su IW Quick Trade. Si aprirà questa finestra. Il passaggio è il medesimo, sia che cliccate dal desktop che cliccate dal sito, vi si apre la pagina di login. Inserite il vostro user ID e la vostra password. Se non ce l'avete per provare Bitrader, vi basta inviare una semplice email a info@btrader.com. Quindi scriviamo la nostra user ID e la nostra password. E diamo Ok. Attendiamo qualche istante ed ecco la nostra piattaforma di Wubank che si apre. Abbiamo tutti i nostri strumenti in tempo reale e dobbiamo fare soltanto due semplici impostazioni per far sì che il settaggio dei dati sia corretto. Allora dobbiamo andare su Strumenti, Impostazioni, Impostazioni External Interface. Voi di default vi trovate la finestra in questo modo, quindi con lo spunto su chiedi conferma password e null'altro. Noi dobbiamo fare l'opposto, togliamo lo spunto alla prima riga e lo mettiamo nell'ultima. Diamo il tasto applica e poi il tasto ok. Ora dobbiamo semplicemente andare sul menu strumenti e cliccare su external interface. Vedete, vi si apre questa pagina, external interface admin, con i server avviati, il remote interface inizializzata. Questo fa sì che quando noi un software esterno tipo Bitrader richiede dei dati a Wubank, Wubank glieli invia in tempo reale, in push, attraverso questo protocollo. A questo punto non ci interessa più la piattaforma di Wubank, la possiamo rimpicciolire. Ora apriamo Bitrader. Inseriamo il nostro nome utente user, cioè il nostro indirizzo mail, la nostra password se l'abbiamo impostata, altrimenti vi ricordo che di default va lasciato bianco questo campo. E poi come ultimo passaggio dobbiamo inserire l'user ID di Wubank. Vi ricordate quello che abbiamo messo qui? Ve lo faccio rivedere nel primo campo di Wubank. Non riesco a farvelo vedere. Faccio chiudi, poi lo rifacciamo. Questo qui, user ID, questo lo dobbiamo riportare nella finestra qui sotto. Va riportato qui. IWBank qui sotto, user ID. Infatti io avevo messo il mio user ID e l'ho riposto qua, vedete. Riposto la password e diamo ok. A questo punto ci compare questa finestra qui, eccola qua. Siamo all'interno di Bitrader nella schermata di welcome della home. E da qui possiamo iniziare, vedremo poi con i video successivi a questo, che cosa fare. Facciamo solo un piccolo test per vedere se la connessione è andata a buon fine. Facciamo New Chart, selezioniamo un simbolo, ad esempio Atlantia, doppio clic, farò bene in formato daily e diamo ok. Attendiamo qualche istante e siamo effettivamente connessi in modo corretto alla piattaforma. Facciamo un ulteriore test, facciamo sempre una watchlist, nuova watchlist, aggiungiamo un simbolo, lo metto io custom, ad esempio quello del DAX che trada molto, che scambia molto per vedere se lavoriamo in push, diamo ok. E devo aver sbagliato un titolo, mettiamo il nostro FIB, IFSC1, diamo ok. Eccolo qua e lavoriamo in push. Quindi siamo perfettamente, vedete? Siamo perfettamente connessi alla piattaforma di Wubank.
Grazie e al prossimo video.